Ciao ragazzi, ci facciamo un po' di teoria oggi. Allora, spieghiamo due cose molto molto semplici. Una che dobbiamo sapere per forza, anche perché la eseguiamo regolarmente ogni volta che facciamo lezione, è il saluto. Cosa vuol dire il saluto? Okay? Il saluto del Vovinam significa mano d'acciaio su cuore di bontà. Ok? Cuore buono, mano d'acciaio, una mano forte, ma su un cuore buono. Il saluto si esegue bene con la mano in questa posizione, ok, bella tesa, il gomito alto, non deve essere basso, alto, e deve andare sopra a coprire la zona dello stemma, ok? Questo è il saluto del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di bontà. Dopo aver portato sulla mano, si andrà a fare l'inchino, ok? Tendenzialmente, quando si fa l'inchino si tende a guardare sempre in avanti e a guardare di fronte alla persona al quale si sta facendo il saluto. Questa è una cosa importante, ok? Altra parte della teoria che ci deve interessare è il motto, ok? Il motto del Vovinam è essere forti per essere utili. Okay? Tenete bene a memoria questa cosa qua perché è davvero davvero molto importante. È un principio con il quale il Vovinam è cresciuto nella sua storia. Quando sarete magari un pochino più grandi avrete modo di conoscere, studiare meglio la storia del Vovinam e capirete come mai esiste anche questo motto, quindi essere forti per essere utili. Ok? Mi raccomando, studiamo queste due piccole nozioni di teoria che poi magari alla prima lezione, alla prima occasione, durante una lezione online, le ripassiamo insieme e ve le chiederò. Ok, ragazzi, se avete qualche domanda, mi raccomando, mi scrivete tramite i vostri genitori, mandatemi un messaggio e io spero di poter rispondere sempre a tutte le vostre richieste. Ciao ragazzi e ovviamente, niem lei, saluto del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di bontà. Ciao ragazzi.